la più grande discoteca gratuita a cielo aperto d'Europa. Il lungomare liberato sarà il fulcro del Capodanno 2013 a Napoli, ospitando dalle 22.30 all'alba artisti e DJ. Tutta la notte sarà aperto al pubblico l'Ice Park, la pista sul ghiaccio in Viale Dorn, parallelamente alla Via Caracciolo, e non mancheranno i tradizionali fuochi pirotecnici da Castel dell'Ovo. Ed a proposito dei fuochi, nella conferenza stampa di oggi è stata anche presentata la campagna contro i botti illegali. Per i trasporti il piano prevede il servizio non-stop della linea 1 della metropolitana e delle funicolari di Chiaia e Centrale fino alle 13 del 1 gennaio, oltre all'apertura per tutta la notte del parcheggio di Viale Dorn. L'intero programma è stato realizzato anche grazie al contributo della Camera di Commercio della Regione Campania e di media partner e sponsor privati. Quest'anno per la prima volta una lunghissima discoteca che prenderà tutto il lungomare liberato, quindi è una novità, lo vogliamo fare perché ci aspettiamo tantissimi giovani da tutta Europa, oltre che napoletani, tutti quelli della provincia e della regione, con i fuochi, quelli legali, dopo la mezzanotte a Castel dell'Ovo, quindi anche un appello perché non si usino i botti illegali, per non contare i feriti la notte di Capodanno, deve essere una notte di festa, di allegria e di serenità.